C'è abbastanza gente, devo dire, me ne aspettavo molta di meno, però anche il momento è un po' particolare, per cui si sentono tante voci, insomma, non tutte sono in sintonia con quella che è la storia, però insomma, tutto sommato non male. È una manifestazione che ogni anno che passa diventa sempre più attuale. E, che dire, la memoria va conservata, perché la libertà non è qualche cosa che una volta conquistata va data per scontata. La giustizia sociale non è qualcosa che va data per scontata una volta conquistata. E stiamo assistendo proprio a una china di degrado della società a livello nazionale, ma globale anche, proprio perché certe cose, la libertà, la pace, la giustizia sociale, sono state date per scontate, ci siamo distratti e adesso appunto ci ritroviamo da, non elenco tutto, diciamo, soltanto è stato appena citato l'assalto dei fascisti alla CGIL, come questa che voi ci siamo distratti e anziché conservare una serie di cose che sono state conquistate col sangue, le abbiamo lasciate piano piano erodere e ce le stanno sfilando. Per cui ogni anno che va, questa non è mai, è sempre di più, non una manifestazione storica, ma una manifestazione attuale. Italia oggi onoriamo, non ce lo perdonerebbero proprio. Storia con rigore, con rispetto che meritano dire. La coscienza di tutti noi oggi, indifferenza, non ci è certo concessa. Chi si trovò di fronte, dopo aver vissuto per oltre 20 anni in un'Italia che era un caso, fu solo, lo fece con donne, uomini.